Chi è che lunedì ci dice buon lavoro, meglio di tutti gli altri? Filippo Poletti, colui che tutti i giorni su LinkedIn, come dice lui, come avrebbe detto, racconta il mondo del lavoro e le eccellenze e le buone notizie soprattutto del mondo del lavoro. E quindi io non posso far altro che chiedere a Filippo Poletti quali sono le tre parole di questa settimana e non posso far altro che augurargli anche un buon lavoro. E quindi Filippo Poletti, buon lavoro a te. Buon lavoro a tutti. La prima parola della settimana è studi all'estero. È il sogno di tanti genitori poter permettere ai figli di studiare all'estero. A realizzarlo sono le cantine Ferrari. Ascoltate bene cosa hanno fatto. Abbiamo un programma di welfare che incrementiamo ogni anno, per esempio sostenendo i figli dei nostri collaboratori nell'esperienza di fare il quarto anno delle superiori all'estero. Lo ha raccontato la vicepresidente Camilla Lunelli. Bella, bella iniziativa, perché sostenere il talento dei figli, dei dipendenti, significa realizzare i loro sogni. La seconda parola chiave della settimana è smart working. Il lavoro non è un posto in cui vai. È qualcosa che fai. Sì allo smart working da parte di chi? Di Spotify. Non puoi passare tanto tempo a selezionare degli adulti, ad assumerli e poi trattarli come bambini. Chi l'ha detto? Katrina Berg. Sì dunque allo smart working, ne parliamo tante volte laddove è possibile. La terza e ultima parola chiave della settimana è inclusione. Grazie al lavoro siamo rinati. Lo hanno raccontato i ragazzi di Pizzaut che pochi mesi fa sono andati a New York per cucinare per le Nazioni Unite. Per esempio, Matteone, il cuoco, ha preparato le pizze. Andrea, Leo, Beatrice, Lorenzo le hanno servite. Siamo andati a New York con un obiettivo ambizioso, cercare di cambiare il mondo. Vogliamo costruire un mondo migliore, più inclusivo. Chi l'ha detto? Lo ha detto il fondatore Nico Acampora, che tanti di voi conoscono. È la forza del lavoro che non solo ci permette di guadagnare dei soldi, ma ci fa sentire parte di una comunità allargata, mettendoci appunto in relazione con gli altri e facendoci crescere. E allora, buon lavoro a tutti!